Buongiorno a tutti dall'assolamanica.com, un sito tutta la magia. Oggi andiamo a spiegarvi, come tutti i sabati, un bel tutorial di un effetto magico, un principio che ho già utilizzato in passato, però strettamente legato, diciamo, al mondo della cartomagia, mentre oggi andiamo un pochino oltre. Ho parlato poco fa con un amico che si chiama Alessandro Pericoli, che fa il mentalista invece di professione. Vi lascio qua sotto il link per andare a vedere il suo profilo Instagram, e in effetti mi ha fatto tornare in mente questa versione da mentalista che prevede l'utilizzo dello stesso principio, che in effetti è un principio molto vasto, molto valido, che può essere utilizzato veramente in mille modi e in mille settori della magia. Ora partiamo con la performance e poi ovviamente segue il tutorial. Buona visione! Qua abbiamo tutto il necessario per eseguire il nostro gioco: una tazza vuota, bianca, può essere usato anche un bicchiere, non ha importanza, due dadi, un pennarello, tre bigliettini bianchi che ci serviranno per scrivere le nostre predizioni, un mazzo di carte che può essere esaminato, controllato, mescolato liberamente dal nostro spettatore. Tic e tac. Per prima cosa andiamo a chiedere al nostro spettatore di mettere una mano dietro la schiena e alzare quante dita vuole. Noi andiamo a scrivere la nostra prima predizione. Mano. Pieghiamo la nostra predizione. Ora, per simulare una mano che alza le dita, usiamo un dado, 6 e 6, semplicemente ritiriamo. Ecco, come in questo caso ritiriamo, tac, 1. Un dito alzato. Prima predizione, quindi, eseguita. Passiamo al numero 2, più difficile. Se prima avevamo una possibilità su 5, ora passiamo ai dadi, per cui una possibilità su 12. Ma prima ovviamente andiamo a scrivere la nostra predizione, per cui dadi. E poi scriviamo il numero che prevedo uscirà. Chiediamo di lanciare i dadi, quindi 7, seconda predizione. Ora arriviamo all'ultimo, il nostro mazzo di carte. Chiediamo allo spettatore di tagliare in un punto qualsiasi del mazzo, di lasciarlo un attimo qui, così. Prima di visionare la carta andiamo a scrivere la nostra predizione. Carta, il valore della carta che secondo noi salta fuori. Pieghiamo il tutto e anche in questo caso nella tazzina. Ora guardiamo qual è la carta sulla quale il nostro spettatore ha tagliato. Diamo un'occhiata, andiamo a visionare l'esattezza delle nostre predizioni, prendiamo a caso un bigliettino, dado, 7, vediamo un altro bigliettino, mani, un dito. Ultimo bigliettino riferito alle carte, ovviamente, e anche per le carte, carte, 8 di fiori. 3 su 3, quindi ora vi vado a spiegare come funziona questo gioco. Allora, per realizzare questo gioco si utilizza, come dissi prima, un principio molto famoso nel mondo della magia che si chiama l'essere un passo avanti, che consiste nel conoscere un'informazione che si svela però alla fine del gioco per derivare tutte le informazioni precedenti. Io conosco questa carta e poi la vado a forzare. In che modo? Questo è un mazzo segnato, si chiama mazzo Court, ce l'ho sia in versione rossa che blu in vendita al mio store, anzi vi lascio il link qua sotto in descrizione e anche qua sopra se volete andarlo ad acquistare. La prima cosa da fare è far mescolare e controllare il mazzo. Quando lo spettatore sarà convinto della genuinità del mazzo di carte, l'avrà mescolato, l'avrà posato, noi andiamo quindi a leggere la prima carta del mazzo, che poi andremo a forzare invece alla fine del gioco, ma utilizzeremo subito questa informazione. Questo è un 5 di fiori, dopo vado a forzare la carta, vi spiegherò esattamente come. Ma partiamo dalla mano, chiediamo di mettere una mano dietro la schiena e di alzare quante dita lui vuole. Prendiamo il nostro bigliettino e in realtà quello che noi andiamo a scrivere nel biglietto, mentre diciamo una cosa ne scriviamo un'altra, andiamo a scrivere l'informazione che noi conosciamo, ovvero la carta. Carta, prima ho scritto 8 di fiori, però adesso andremo a scrivere quindi 5 di fiori. Mentre faccio questo dico un'altra cosa, mano e numero X, vado a prevederlo. Dunque, non lo dico subito, ma lascio lì la predizione. E a questo punto lo spettatore tira fuori la mano con le dita alzate. Dunque noi abbiamo una seconda informazione che prima non avevamo, cioè quante dita erano alzate dietro la schiena. E la usiamo per la seconda predizione. I dadi. Allora, nella predizione cosa scriviamo questa volta? Diciamo, dadi, secondo me viene fuori questa cifra qua. In realtà quello che scriviamo è quello che abbiamo appena acquisito come informazione, cioè mani, un dito.
la mettiamo qua e poi gli facciamo tirare i dadi. Passiamo quindi alle carte e facciamo la nostra predizione su che carta andrei a scegliere. Qua in realtà scriverò dado 5, ma prima ho scritto 7, ovviamente. Chiudo e butto. Qua devo andare a forzare la prima carta. Qua utilizzo una forzatura veramente molto semplice, però molto efficace, che è la forzatura del taglio a croce. Mi chiedo di tagliare il mazzo in un punto qualsiasi. Questa forzatura necessita di una pausa tra quando la andate ad effettuare a quando poi andate a mostrare la carta scelta dallo spettatore. Possiamo far passare un po' di tempo o riassumendo quello che è successo o scrivendo adesso la nostra predizione. Chiediamo quindi di andare a vedere l'identità della carta scelta, 5 di fiori. Il gioco ovviamente è finito, i bigliettini sono mescolati perché è ovvio che l'ordine che abbiamo utilizzato non è quello reale con cui li abbiamo scritti. Andiamo a prendere i nostri bigliettini e ovviamente avremo 1, 2 e 3 predizioni verificate. Dunque questo è tutto, spero che l'effetto vi sia piaciuto, vi invito ovviamente a personalizzarlo a vostra discrezione, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, per cui apritela, trovate veramente di tutto, dai link per il negozio, quello per le carte, ai miei social vari, Facebook, Instagram, eccetera eccetera eccetera. Vi saluto, vi ringrazio, un bel like è sempre benvenuto e alla prossima!